Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa spettacolare stola che io ho deciso di chiamare Stola La Luna Verde e che ho realizzato con uno dei filati nuovi che trovate sul sito Occidentando con i Filati, che è della DMC e si chiama Sunrise. Io ho utilizzato il colore 304, ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 285 metri e vedete la tonalità che ho scelto io è questo verde che va verde chiaro a un blu. Veramente i colori che ricordano le lagune e vedete queste quando viene lavorata, quindi è una colorazione veramente spettacolare, ma ce ne sono altre che sono veramente bellissime e io naturalmente in descrizione vi lascerò il link al sito da cui potete acquistare questo filato anche nei altri vari colori. Vi ricordo che fino al 22 di dicembre questi filato lo trovate con il 10% di sconto insieme agli altri due filati della DMC che sono il Pirouette e il Magnum. Per realizzare questa stola che è larga circa 55 cm e lunga circa 158 cm, non lavorata, cioè non lavata, stirata. Naturalmente una volta che la laverete, la stirerete, vedete che si appiattisce la lavorazione, quindi diventa un po' più larga, un po' più lunga. E io ho utilizzato tre di questi gomitoli lavorandoli con l'uncinetto numero 5 e non mi è avanzato nemmeno un pochetto di questo filato. Quindi mi raccomando, se volete la stola più larga o più lunga, dovete per forza andare a acquistare un gomitolo in più. La lavorazione è semplicissima e la trama, spero che si riesca a vedere, ecco, mi avvicino così ve la faccio vedere meglio, è veramente spettacolare. È bellissima, molto semplice da realizzare, sono 6 giri che vanno sempre ripetuti per tutta la lunghezza della stola ed è una stola talmente con un punto particolare che ho deciso appunto di non fare nessun tipo di bordino, ma lasciarla così com'è. L'unica cosa che ho fatto è che indossata per tenerla ferma ho messo una spilla che possiedo in modo tale da tenerla bella agganciata e che non mi vada quindi troppo a svolazzare, anche se devo ammettere che si svolazza non è male proprio perché la trama è veramente molto bella. Quindi semplice da realizzare, lavorerete con un 500 5, quindi anche molto veloce da fare, si può realizzare nel giro di una giornata se lavorate proprio senza fermarvi, o altrimenti 2 giornate o 2 giornate e mezzo. Detto ciò, spero che anche questa semplice ma bellissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così, poi mi raccomando, mandatemi come sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i Filati se avete acquistato il mio stesso filato presso la Regina Coleti o sul sito Uncentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola, io ho deciso di utilizzare il filato della DMC linea Sunrise. Il colore che ho scelto è il 304, che è questo sfumato del blu con il verde. Vedete? C'è del verde, c'è del blu, quindi un colore un piuttosto particolare, ma adattissimo per una stola. Lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e vi faccio vedere un campione. Io nel campione ho montato 42 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 12, a cui poi vanno aggiunte 6 catenelle in modo tale che l'inizio sia uguale alla fine. Nella mia stola vera e propria io andrò a montare un multiplo, cioè un numero totale di 90 catenelle, ossia 12 per 7, quindi 84, più 6 catenelle, quindi per un totale di 90 catenelle. Quindi vi dirò alla fine naturalmente quanto la stola mi è venuta larga e poi quanto l'ho fatta lunga. Mentre nel campione ho montato, come vi ho detto, 42 catenelle, che sono appunto un multiplo di 12 più 6 catenelle. A questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Prendo il filo, entro nella prima delle mie 42 catenelle e vado a fare un'altra maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3. 4, 5, salto 5 catenelle di base, quindi 3, 2, 5, entro nella sesta e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, dalla maglia bassa sto facendo quello che andremo a fare per tutto il giro, quindi 5 catenelle, salto 5 catenelle di base. Entro nella sesta e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, due, e tre. 5
5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 5 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi 3, 2, 5, entro nella sesta e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 5 catenelle di base, 3, 2, 5, entro nella sesta e vado a fare 3 maglie alte. Ops, quindi una, due, e tre. Ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 5 catenelle di base, entro nella sesta e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro primo giro. Andiamo a terminare il nostro primo giro, saltiamo le 5 catenelle, entriamo nella sesta, andiamo a fare le ultime due maglie alte, quindi una e rientro due, in modo tale da avere l'inizio uguale alla fine. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, entro nella maglia alta successiva e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Quello che adesso andremo a fare lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi una, due maglia alta sopra la seconda maglia alta. Prendo il filo e vado a fare 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una, due, e 3 e si ricomincia da capo, quindi 2 catenelle, scusatemi, 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, quindi una. Rientro 2. Rientro 3, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una, due e 3. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro secondo giro e vediamo come si termina. Andiamo a fare 3 catenelle, 3 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie ultime due maglie alte e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e rientro 3. Oh, scusate se ho annodato il filo. E rientro 3. Una maglia alta nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Terzo giro, realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi una, due, tre, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza maglia alta,
3 maglie alte dove ho l'ultima maglia alta, quindi una, due, tre. Quello che andremo a fare adesso lo ripeteremo per tutto il giro. Catenella di separazione, prendo il filo, salto la maglia alta, vado direttamente dove ho le maglie alte qui, entro nella prima e vado a fare 3 maglie alte, una, due, tre. Una maglia alta sopra ognuna delle successive 5 maglie alte, quindi una, vado una maglia alta successiva, 2, vado una maglia alta successiva, 3, vado una maglia alta successiva, 4, vado una maglia successiva, 5. Mi ritrovo dove ho l'ultima maglia alta, di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione e di nuovo salto tutto, vado dove ho la prima delle mie maglie alte, quindi salto la maglia alta, entro direttamente qui, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Una maglia alta sulle successive maglie alte per un totale di 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Questo è quello che devo fare per tutto il mio terzo giro. Vado a terminare il terzo giro andando a fare catenella di separazione, entro nella prima delle mie 4 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta entrando nella terza catenella. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Quarto giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre, 2 catenelle di separazione, 1, 2, prendo il filo e vado a fare una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, prendo il filo, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, per un totale quindi di 3 maglie alte, prendo il filo e le chiudo insieme. Quello che andremo a fare adesso è quello che ripeteremo per tutto il giro, una maglia alta, cioè partendo già dalle 3 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta dove ho la catenella di separazione, una maglia alta sopra la prima delle mie maglie alte, una seconda maglia alta sopra la maglia alta successiva, prendo il filo, quindi ho fatto un totale di 5 maglie alte, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e vado a fare una seconda maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado un'altra maglia successiva e faccio una terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto una maglia alta e ricomincio da capo, quindi salto una maglia alta, entro nella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva, una seconda e faccio una seconda maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva,
Una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una seconda maglia alta sopra la maglia alta successiva. Prendo il filo, una maglia alta sopra la maglia, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una terza e ultima maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi quello che dobbiamo fare per tutto il nostro quarto giro. Andiamo a terminare il nostro quarto giro, quindi salto una maglia, entro nella successiva e realizzo la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva, terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, una maglia alta dove ho la catenella di separazione, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Prendo il filo, una seconda maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Prendo il filo, vado nella penultima maglia alta del giro precedente e faccio la mia terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo, vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Quinto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 1, 2, 3, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Dalle 3 maglie alte insieme è quello che dovremo fare per tutto il nostro quinto giro. Quindi 3 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. E di nuovo vado a fare 3 maglie alte chiuse insieme, quindi una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra le 3 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 3 maglie alte, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, entro nella terza delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, scusatemi, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e di nuovo una maglia alta non chiusa sopra le 3 maglie alte chiuse insieme. Un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una terza maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. E di nuovo 3 maglie alte chiuse insieme, quindi una maglia alta sopra la maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una terza maglia alta non chiusa sopra le 3 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 3 maglie alte, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, vado dove ho la terza delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3,
e 4 e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro quinto giro. Andiamo a terminare il quinto giro e si vada sempre a fare una maglia alta non chiusa sopra le 3 maglie alte non chiuse insieme, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva per un totale di 2 maglie alte non chiuse. Entro nella maglia alta successiva e vado a fare la mia terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio quinto giro. Sesto e ultimo giro e vado a realizzare una maglia bassa all'interno della maglia alta iniziale. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Quello che andiamo a fare lo faremo per tutto il giro. Prendo il filo, vado a fare una maglia alta non chiusa sopra le 3 maglie alte chiuse insieme. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra le ultime 3 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 3 maglie alte assieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, una maglia bassa dove ho la maglia alta e di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e si ricomincia da capo, quindi una maglia alta non chiusa sopra le 3 maglie alte chiuse insieme. Un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra le 3 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 3 maglie alte. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Una maglia bassa sopra la maglia alta. 5 catenelle. 1, 2, 3. 4, 5 e devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Termino il sesto giro andando a fare una maglia alta non chiusa sopra le 3 maglie alte chiuse insieme, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una terza maglia alta non chiusa sopra le 3 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 3 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro come sempre nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così i miei 6 giri e adesso si ricomincia da capo. Vedete, questa è la lavorazione. Verranno sempre queste onde, io adesso mi giro e faccio rivedere un attimo come si rifà il primo giro, visto che abbiamo una base diversa rispetto a qui che avevamo le catenelle. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo nella maglia bassa e facciamo una seconda maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a fare una maglia bassa dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme. 5 maglie, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a realizzare le nostre 3 maglie alte. 1, 2, 3. 5 catenelle, 1, 2, 3. 4 e 5 e si ricomincia da capo andando a fare una maglia bassa dove abbiamo le 5 maglie alte chiuse insieme. Quindi queste sono, scusatemi, le sono le 6 catenelle, 6 giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della nostra
della nostra stola. Io alla fine vi dirò quanto me la faccio lunga, la voglio molto lunga, quindi secondo me utilizzerò almeno 3 gomitoloni di questo filato e però vi dirò tutto, sia quanto mi è venuta larga sia quanto mi è venuta lunga, e naturalmente vi farò sapere anche se farò un bordino attorno a tutta la stola. Allora, io ho terminato la mia stola, vedete, questa è il motivo che ne viene fuori, e vi dico già che io adesso devo ancora lavarla e diciamo un po' stirarla, sempre col panno sopra e sempre senza alcun vapore, però per adesso vi dico che di larghezza mi misura circa 55 cm, mentre di lunghezza 1,58 m, e ho utilizzato in totale 3 gomitoli. Ho deciso di non fare alcun bordino, lascio la stola così com'è. Mi piace l'effetto ondo che si è creato sia in alto che in basso ripetendo i giri, e quindi voglio lasciarla in questa maniera. Adesso la laverò, la stirerò, e quindi si può dire che comunque la mia stola è terminata.